mamma e un papà. Nuova puntata di servizio a domicilio. Caro Vittorio, il nostro papà Gambalunga ormai ci accompagna in tutte le nostre avventure, un nostro nuovo amico. Quest'oggi ci siamo spostati nella limitrofa Mercogliano. Ti piace questo termine un po' aulico che ho usato, Vittorio? Agazzaro! Nella limitrofa Mercogliano e la vicina Mercogliano, perché ci è arrivata una segnalazione. Sì, è Mercogliano questa, ve lo assicuro, questa è la strada parallela al viale alberato di Mercogliano, e ci hanno chiamato, caro Vittorio, perché questa è una strada, ma in realtà è diventata una vera e propria groviera. A me la scelta, andiamo live allora. Non abbiate paura, c'è anche l'immondizia, che non manca mai, non manca mai. E sono stati zingari! Immondizia, un po' di tutto, vedi Vittorio? Addirittura i sacchi dell'immondizia lì, vedi? E qua, guarda quanto è bella questa piscina. Guarda quanto è bella questa piscina, e ti dirò, metto il piede qua per far capire la grandezza di questa buca. Si capisce? È un successo, non ne posso fare l'annaggia, non ne posso fare il cartello, Sai dove ho imparato questo trucco del piede, Vittorio? Nei telefilm americani, quando devono misurare. Ah no, loro sai che fanno? Mettono il dollaro. Ho un dollaro! Voglio fare la conta di questi fossi. Dai, Vittorio, facciamo la conta dei fossi. Li abbiamo contati. Lì abbiamo contati due. Il primo là in fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche questi piccolini qua non li sottovalutiamo, 5, 6, 7. Comune di Mercogliano. Tu sei bravo, dottore. Sei bravo. Tu sei bravo, comune di Mercogliano. Sì, come no? Sì. E invece sì. Tu sei bravo, comune di Mercogliano. Tu sei bravo. No, tu. Tu sei bravo. Mettiamo un po' a posto questa strada, anche perché la piscina comunale Mercogliano ce l'ha. Importo lavori, primo lotto funzionale 744.077,54 centesimi. E poi via tutti gli uffici di competenza, la progettazione e tutto il resto. Fatto sta, abbiamo visto l'importo, gli importi, abbiamo visto le condizioni in cui versa, abbiamo visto che il sindaco era Tommaso Saccardo. Vi siete fatti un po' un'idea di quanto tempo è che si è dato il via a questi lavori, e quest'oggi purtroppo è ancora tutto abbandonato, ancora tutto fermo a zero. Tu sei bravo, dottor, sei bravo.